Ciao a tutti e grazie di essere qui con me oggi in questo nuovissimo tractor vlog del canale. Cosa si nasconderà mai dietro questo portone? Ormai lo sapete meglio di me, si nasconde il nostro amato John Deere 8R, 8260R per l'esattezza. Cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo ad avviarlo perché è ben 6 o addirittura più mesi, 6-7 mesi che è fermo. Quindi andremo ad avviarlo, a fare un girino, fare un giretto e appunto controllare se tutto funziona. Dopo ovviamente seguiranno tutte le varie manutenzioni stagionali, ovvero controllo dei fluidi, batterie, pulizia dei vari filtri e così via. Allora, io adesso vado ad aprire qua perché voglio dargli prima una controllata esterna. È molto sporco, quindi sarebbe anche caso di pulirlo e magari dopo gli spiego anche cosa andremo a fare. Allora, guardiamo se ci sono perdite o problemi vari, non ci dovrebbe essere niente. La vaschetta dell'antigelo ce n'è, antigelo, acqua del radiatore. Ok, a posto. Qua è tutto a posto, non ci sono perdite. Andiamo a controllare il livello dell'olio che si trova qua. Che è meglio accedere da questa parte qua. Prendiamo un pezzo di carta. L'olio motore si controlla sempre a freddo, ragazzi. E anche un paio di volte. Ok, allora, vediamo qua. Non so se riuscite a vedere, comunque è al massimo praticamente. Adesso vediamo un'altra controllata. Sì, praticamente penso si veda, è al massimo. Perfetto. Adesso chiudiamo, direi che possiamo avviarlo. Andiamo a fare un semplice giretto in questo video. Poi, appunto, se vorrete vedere tutte le varie manutenzioni, pulizia dei filtri, un lavaggio della cabina, dell'esterno, se volete vedere questo tipo di cose lasciate subito un like in modo che io sappia cosa portarvi sul canale e io sappia cosa vi piace vedere, perché è inutile che porto dei video che dopo non vengono guardati da nessuno. Bene, adesso ci andiamo in cabina e vediamo se si avvia. Ebbene sì, ho detto vedere se si avvia perché le batterie sono originali di quando è stato acquistato, hanno già 7 anni e lui è fermo da un po'. Quindi controlliamo che l'acceleratore sia zero, fermo, in parcheggio. Qua spegniamo un attimo le ventole. Che sentiamo se ci sono rumorini strani. Avviato non ha avuto problemi, quindi le batterie sono ancora perfette. Adesso aspettiamo che faccia tutti i suoi caricamenti. Il sedile qua, ok, a posto, che io sono leggerino, peso 50-60 kg, quindi è parecchio molle. Ecco, a posto. È sporco, ragazzi, da far schifo, veramente. Ho quasi vergogna, però è da pulire. Lo puliremo. Lo puliremo e appunto se volete vedere la pulizia, commentate, lasciate un mi piace per farmelo sapere, che tanto io comunque devo farla. Filmarlo o meno non mi cambia. Allora, inversore marcia indietro, sollevatore anteriore su. Sì. Ovviamente ho messo anche il tirante per i bracci in modo che non sbattano.
Adesso andiamo a fare un semplicissimo giretto. Non voglio accelerare troppo inizialmente perché voglio che si scaldi, e a 15 gradi l'olio motore e 8 l'olio del cambio, quindi ragazzi meglio non esagerare. Mamma mia, cioè, sporco, io spero che dalla telecamera non si veda che sia così tanto sporco. Però di solito, ragazzi, anche nei vlog che ho fatto con Killer Croc, in tutti i video che ho fatto con questo trattore, era sempre pulitissimo. Allora, si sta scaldando il motore intanto. Mai curvare con le ruote ferme, ragazzi, perché sennò lasciate 4 dita di gomma per terra. Perché qua non sentite i problemi a girare lo sterzo. Lì invece c'è il massacro delle gomme. Allora, intanto che si scalda, voglio andare a vedere i valori. Spero che si veda bene tutto, al massimo comunque ve li dico. Allora, monitor prestazioni, ecco, alternatore che sta caricando a 14,4 volt, vuol dire che le batterie sono un po' fiacche, però comunque sono riuscite ad avviare. Allora, a posto, tutto va bene. 1400 ore, quindi fra 100 ore c'è anche il cambio dell'olio, ma mi sa che ormai le 100 ore le compieremo a fine dell'anno, perché forse riesco a portarvi anche a metà dell'anno il cambio dell'olio. Adesso guardo un attimo che ore sono le 11:01, qua segna 11:58, meglio che lo andiamo a sistemare. Dove era? Display principale, postazioni, adesso qua mi perdo perché ora, ecco, era qua, aspetta un attimo, 11:01, certo, ok, perfetto, fuso orario dovrebbe tenerlo, usa ora e data GPS, che 3:33 a posto, perfetto, si è scaldato un pochino, anche se non troppo, e direi che possiamo andare a fare un giro. Penso che andiamo a fare un giretto verso la mia cava. Ecco, ho accelerato solo 1000 giri. È sempre una bella macchina da usare, insomma, passare da un Landini a questo, dovete capire che fendisti o meno che siate, è sempre una bella macchina da usare, dai ragazzi, non potete dire il contrario. Tanto la temperatura va su, 35 gradi. C'è tanto sole oggi, tanta luce, però in teoria l'interno cabina si dovrebbe vedere molto bene. Parlo poco perché sto ascoltando e controllando se tutto va bene, ma non ci dovrebbero essere assolutamente problemi. Però non si sa mai, ragazzi, bisogna sempre controllare tutto. Andiamo qua a sinistra, non sarà un video troppo lungo, chiacchiereremo un po' e basta. Appunto, oltre a dirmi se volete video di manutenzione, volevo parlare un po' appunto riguardo come sta andando il canale, i vari vlog. Allora, sta andando bene, i vlog vi piacciono, sono contento e per questo vi ringrazio per tutte le visualizzazioni, i commenti, il supporto che mi date.
Però appunto penso che entro la metà dell'anno farò un bel restyling al canale, ovvero penso che cambierò grafiche e tutto, ma addirittura cambierò il nome. Il mio canale si chiama John Deere Reality, ok che mi piacciono i John Deere, però insomma sto portando anche video tematici di agricoltura dove spiego qualcosa, e quindi insomma avere un marchio nel nome insomma non è che sia il massimo, dato che vi sto appunto parlando, chiacchierando con voi, il canale sta diventando sempre più personale, e quindi penso che metterò un nome personale, qualcosa che riguardi la mia azienda, non lo so, ci sto pensando. Caso vi venisse qualche idea sul nome, scrivetelo nei commenti, fatemi sapere, scrivetemi un direct, una mail per darmi qualche consiglio. Qua ragazzi potete vedere la differenza dei semi dei sacchetti, ok, e qua spero si veda dalla telecamera, qua a destra invece abbiamo i semi dei sacconi che ho appunto caricato in due tractor vlog fa circa, e infatti la differenza si vede, c'era tanto seme tarlato e quindi c'è almeno un 30-40% in meno di seme. Ovviamente tutto quello che sto dicendo, quindi anche quel tractor vlog, ve lo lascio qua in alto a destra, appare adesso, e anche riguardo alle mutazioni, quando è stato due settimane fa, una settimana fa circa, ho fatto un vlog in cui facevo manutenzione alla batteria del trattorino Raserba, quindi se vi piace il fai da te e manutenzione, cliccate e andate a vedere subito quel video, perché non è stato molto visualizzato, perché forse non interessa molto, però ragazzi, ognuno ha i suoi gusti, lo so che vi piacciono molto di più un tipo di tractor vlog dove andiamo a farci anche un giro col trattore così. Comunque con questo fantastico sole si può notare il livello di sporcizia, però ragazzi dai, è un trattore agricolo, io penso che ci sia gente che ce l'abbia tutto il periodo dell'anno più sporco di così, ho visto certi casi estremi. Beh, adesso ci giriamo qua. Ma io, cioè, tutti i passaggi stretti vado a beccare. Ok. Qua non abbiamo problemi di sterzo, non è 1050. No, dai, devo smettere di fare queste battute, perché sennò dopo tutti quelli a cui piace il Fend, che mi seguono, mi dicono su. Beh ragazzi, però potete dirlo, ha un ottimo raggio di sterzata per la macchina che è. Per la macchina che è un gran raggio di sterzata. Qua guardate, sono ancora, è ancora il taglio che abbiamo effettuato in 3 tractor vlog fa, 3-4 tractor vlog, mi sto impappinando anch'io a dirlo, tractor vlog fa, e appunto con l'inverno non è neanche cresciuta l'erba. Ecco dai, possiamo tornare indietro. Ok. Ottimo. Ragazzi, fa freddo, motore ancora a 60 gradi. Impianto alimentazione, rifornire, meglio tornare a casa. Ecco cosa non abbiamo controllato ragazzi, l'impianto di rifornimento, ma sì, non dovrebbero esserci problemi, dovremmo riuscire a tornare a casa. Ragazzi, lo so che questo video sarà un po' cortino, poco parlato, ma sto verificando che tutto sia a posto, e quindi se avete idee e se vi siete persi gli scorsi tractor vlog, andateveli a vedere,
se avete idee scrivetemeli appunto nei commenti. E niente, quindi ragazzi, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale e niente. Grazie per avermi seguito fino a questo punto, lo so che il video è corto e però non c'è molto da far vedere, ma arriveranno sicuramente nuovissimi video anche prossima settimana. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo Tratto Vlog.